Sabato 11 e domenica 12 ottobre torna nel comune di Citerna l'appuntamento con la manifestazione culturale ed enogastronomica La bisaccia del Tartufaio, Sapori e Saperi Valtiberini, giunta quest'anno alla 13ª edizione. Un programma innovativo con numerose iniziative che si svolgeranno lungo tutte le strade del borgo medievale dell'Alta Valle del Tevere. La cosa che più caratterizza questo evento è la ricerca vera e propria del tartufo, che viene fatta all'interno di una tartufaia vera e propria con dei giornalisti di fama nazionale. E tra di loro c'è questa gara, per cui dopo ci sarà proprio in piazza la pesatura e la proclamazione del vincitore. Ma a questo elemento ovviamente c'è da aggiungere tutta la mostra, mercato che ci sarà dei prodotti tipici in tutto il borgo medievale, quindi nelle vie del borgo, ma anche all'interno del palazzo comunale, varie sale del palazzo comunale e nei sotterranei del palazzo ci saranno l'esposizione dei arti e mestieri del territorio sempre, quindi che rispettano la nostra tradizione. Quest'anno aggiungiamo anche la valorizzazione dell'arte bianca, quindi della pizza. Nel sabato per esempio ci saranno delle dimostrazioni con i bambini delle scuole, ma anche gli stessi giornalisti che verranno messi a gara nella produzione di pizze, comprese la pizza col tartufo e naturalmente ci saranno poi nella domenica anche uno show cooking vero e proprio con le maestre di cucina aretine, tutto a base di tartufo naturalmente. Ci saranno presentazioni di libri anche in tema enogastronomico, quindi tutto serve a valorizzare comunque il nostro territorio. Domenica alle 17 nella piazzetta dell'orologio si svolgerà un caffè letterario durante il quale verrà presentato il volume Arezzo e le sue vallate, scritto da Mario Giorgio Lombardi, Roberto Lodovichi e Massimo Rossi. Si parla di arte, storia, cultura, le tradizioni, le coltivazioni, c'è tutto di tutto dove mi sono emozionato. E di questi prodotti o altri suppellettili si trovano all'ultimo né Arezzo da gustare, che sono foto, sono 280 foto corredate da un commento, da un'emozione di ognuno di operatore, perché questo è integro fatto vero. E loro mi hanno emozionato nei loro prodotti, che a molti dicono Arezzo niente, Arezzo è il primo d'Italia di avere la gastronomia, è una gastronomia sana, giusta e semplice.